Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video. Sono passati 5 anni da quel 2011, da quando ho iniziato questo percorso molto lungo e molto avvincente di vittorie. È un percorso che ha eguagliato altri percorsi fatti da squadre leggendarie come Grande Torino, come noi stessi negli anni 30, come anche l'Inter, nonostante ci sia qualche dubbio riguardo al primo scudetto di questa serie dei 5 scudetti, e la Juventus nel 2016, appena adesso, ha eguagliato questo record, portando nella sua bacheca ben 5 scudetti consecutivi. Un percorso che inizia nel 2011 sotto la guida di Antonio Conte, dopo che la dirigenza nel 2010 era stata cambiata con l'entrata in società di Agnelli, soprattutto il presidente del CDA, Marotta e Paratici. Voglio ringraziare per questo video innanzitutto una pagina Facebook che soprattutto è un blog, quindi che trovate su internet, che è Extra Time Sport. Si tratta in questo blog di calcio ma anche di basket. Ovviamente io prendo in considerazione questo articolo in quanto ovviamente mi interessa da vicino appunto per l'argomento della Juventus. L'articolo ve lo linko sotto nella descrizione così potete anche leggere gli spunti che vengono dati da questo blog. Quindi iniziamo con ordine guardando quindi le formazioni, come si sono sviluppate e trasformate negli anni e come hanno portato quindi alle vittorie degli ultimi 5 anni. Il 2011 segna un punto di svolta per tanti motivi. Il primo fra tutti è sicuramente Antonio Conte. Antonio Conte arriva alla Juventus dopo delle esperienze comunque in Serie B, quindi in serie comunque minori. È comunque l'ex capitano della Juventus, ha avuto quindi un passato glorioso come giocatore. E cerca quindi di avere la gloria anche come allenatore. E questa trasformazione non è solo a livello di allenatore, ma anche di giocatori, perché viene fatta una trasformazione quasi globale, in modo che arrivino giocatori molto importanti. Questo progetto è già iniziato nel 2010, soprattutto a gennaio, con l'arrivo di Barzagli per soli 300.000 euro. E inizialmente molti erano scettici perché si dava per finito un giocatore del genere, cosa che poi non è avvenuta e si è rivelato invece uno dei colpi più grandi degli ultimi forse 15-20 anni. Insieme a Barzagli, che era già arrivato appunto a gennaio 2011, arriva soprattutto un giocatore dal Milan a zero, che si chiama Andrea Pirlo. Andrea Pirlo anche lui è dato per finito, cosa che non si è rivelata così. Andrea Pirlo che arriva a zero dopo aver avuto un anno così così di infortuni, quindi era comunque un colpo di livello, ma che dava qualche dubbio a molte persone. Poi non si rivelerà così e ci darà non poche gioie nei 4 anni successivi. Insieme a questi vengono comprati Vucinic dalla Roma per 15 milioni, Lichtsteiner dalla Lazio per sempre 15 milioni, Vidal che forse in pochi conoscevano perché veniva dal Bayer Leverkusen per 7 milioni e mezzo, e per il resto viene confermata la rosa già preesistente con il riscatto di Matri ad esempio. E Conte inizialmente ha un'idea di gioco diversa da quella che poi porterà avanti negli anni successivi, che è quella del 4-2-4. La prima partita contro il Parma in casa, appunto, vede il 4-2-4 a far da padrone alla partita. Questo 4-2-4 si trasforma in un 4-3-3 per far posto a Pirlo davanti alla difesa con due mezzali ai lati, che saranno quindi Vidal e Marchisio. Questo 4-3-3, nel momento in cui Pepe un lieve calo viene trasformato in un 3-5-2 con Lichtsteiner ed Ecceglie come esterni di centrocampo. La formazione quindi, come vedete dalla grafica, si sviluppa con Buffon tra i pali, che era rinato dopo i problemi fisici avuti fino allo scorso anno, con Barzagli e Bonucci Chiellini tra i di difesa che saranno la BBC famosa che poi porterà tante gioie alla Juventus negli anni successivi. Bonucci, giocatore di cui si avevano diversi dubbi, viene affiancato da due colossi come Barzagli e Chiellini e da lì inizierà anche per lui un percorso di crescita importante. Al centrocampo, come ho detto, abbiamo Lichtsteiner a destra, De Ciglio a sinistra, con Vidal, Pirlo e Marchisio, i tre moschettieri, insomma, della Juventus. Davanti abbiamo Vucinic e Matri, Matri andrà in doppia cifra. Vucinic comunque è un giocatore super tecnicissimo, molto bravo, molto interessante, secondo me un vero fuoriclasse, con l'unico difetto di andare in pantofole in campo. Porterà il primo scudetto della Juventus proprio Antonio Conte contro il Milan, una bella scalata alla vittoria. Non eravamo neanche dati per favoriti, anzi, la speranza di Antonio Conte fin dall'inizio era di perlomeno arrivare in zona Europa League, comunque entrare in Europa, dopo comunque due settimi posti che ci hanno portato non poche disperazioni insomma, a livello calcistico.
E andiamo anche fino alla Coppa Italia, che poi perdiamo però con Napoli. Il secondo anno Antonio Conte chiede un po' più di qualità, soprattutto sugli esterni, tanto che arriva a Samoa al posto di Ceglie. A Samoa è un giocatore ovviamente molto più fisico, molto più tecnico, molto anche più forte di Ceglie. Arriva come mezzala, ma poi viene adattato a esterno di centrocampo e ci darà anche lui molte soddisfazioni. Serve ovviamente un attaccante diverso e questo è Giovinco. Come potete vedere dalla grafica, Giovinco è il giocatore che viene affiancato a Vucinic per questa stagione. Per il resto viene tutto quanto lasciato così. C'è da dire che in quell'anno arriva a parametro zero un giovane francese che è Paul Pogba, che davano tutti insomma come fosse un mercato misterioso. Veniva appunto da zero dal Manchester United, Ferguson l'aveva scartato e quindi si credeva fosse un giocatore come tanti altri, che poi non si rivelerà così, tanto che adesso è uno dei centrocampisti più forti al mondo. Ovviamente parte da panchinaro per il 2012-2013, ma poi vedremo, arriverà ad essere titolare. E la formazione per il resto si sviluppa nello stesso modo. Arrivano anche altri colpi di mercato, come Isla, che però poi avrà un esito poco favorevole come colpo di mercato, a differenza del suo compagno di squadra Samoa, che almeno per i primi 2 anni si dimostra molto interessante. E già da gennaio della stagione prima erano già arrivati Caceres, Padoin, poi questa stagione qua arriva Peluso, giocatori comunque che si dimostrano dei gregari ma non dei titolari. 2013-2014 segna una mini svolta, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. L'attacco si cerca di avere molta più qualità, visto che comunque i gol arrivavano, ma non troppi rispetto a quanti ce ne saremmo aspettati in quegli anni. Pertanto la Juventus trova insomma, un compromesso tra un grande colpo e comunque mantenere a basso il costo del cartellino. Questo colpo qua si chiama innanzitutto Tevez, che arriva a 9 milioni più 3 di bonus, quindi circa 12 milioni di euro, del Manchester City, giocatore anche lui dato per finito dopo che è stato scartato anche da Mancini, che comunque ha avuto sempre problemi con alcuni giocatori. E Tevez prende l'eredità di Del Piero, cosa che non aveva fatto Giovinco l'anno precedente, prendendosi il 12 e non il 10. A Tevez viene dato il 10, appunto di Del Piero, che si era allontanato dalla Juventus nel 2012, dopo il primo scudetto. Quindi dopo due scudetti arriva un giocatore che sarebbe servito per fare anche un salto di qualità in Europa. A questo si affianca un parametro zero, che è uno dei colpi più belli, secondo me, degli ultimi anni, che è Llorente. Fino all'anno prima aveva una clausola rescissoria di 37 milioni di euro, e lo prendiamo a zero con un ingaggio comunque alto, ma comunque senza pagare niente per quanto riguarda il cartellino. Llorente e Tevez si mettono un pochino a ingranare, soprattutto lo spagnolo, poi si rivela invece la coppia perfetta d'attacco, quello alto e quello basso, un po' alla Del Piero Trezeguet. Con questa squadra qua e con Pogba che si prende il posto da titolare dopo che Marchisio ha avuto un infortunio abbastanza serio nella Supercoppa italiana contro la Lazio all'inizio stagione, Pogba si prende il posto titolare. Marchisio rientrerà successivamente e darà il giro ai tre centrocampisti, che rimangono sempre Vidal, Pirlo e quindi Pogba. Per il resto è tutto quanto senza nessuna modifica. Arriva anche Bonn, che andrà a rilevare il posto dei tre difensori in caso di necessità, ma non si rivelerà un gran colpo, poi verrà infatti ceduto un paio di stagioni dopo. Con questa squadra qua, purtroppo veniamo eliminati dalla Champions League per quanto riguarda i gironi, approdiamo in Europa League e in semifinale ce ne andiamo a casa. È l'anno però del record dei punti che facciamo in campionato. La Roma è seconda, ha fatto un campionato da primo posto, però la Juventus ha fatto un campionato ancora meglio. Tanto che arriviamo appunto a 102 punti, se non sbaglio. E Tevez fa una barca di gol, tanto che per un poco non vince il titolo di capocannoniere in pari di 1-2 gol. L'anno successivo, Antonio Conte, dopo 2 giorni di ritiro, lascia la Juventus. Ovviamente c'è un po' di tragedia viene fatta dall'ambiente juventino, perché comunque è un allenatore che ha portato 3 scudetti consecutivi alla Juventus dopo 2 settimane posti, dopo Calciopoli, dopo quindi tutto quello che c'era stato di brutto per quanto riguarda la Juventus, e sì, pensava che ci sarebbe stato un contraccolpo appunto di questo tipo. Arriva Massimiliano Allegri, quindi una trattativa molto veloce, perché comunque Conte lascia così a caso dopo 2 giorni di ritiro, e Massimiliano Allegri entra alla Juventus nello scetticismo generale, che però poi non si rivelerà così. Ovviamente la trasformazione della squadra avviene perché semplicemente Massimiliano Allegri vede anche il gioco in modo diverso da Conte, portando il suo 4-3-1-2 con Lichtsteiner e il nuovo arrivato Evra come terzini, Bonucci Kling titolari con Barzagli che giocherà meno questa stagione per un problema
molto grave al tendine, Marchisio, Pirlo, Pogba titolare a centrocampo con davanti Vidal come trequartista che cederà il cambio con Pereira che arriva appunto dall'Udinese. Davanti arriva un giocatore molto interessante che è Morata, lo spagnolo che cederà il cambio con l'altro spagnolo che è Llorente, praticamente Llorente farà da chioccia a Morata, e con Tevez appunto che lo affianca. Con questa squadra qua innanzitutto vinciamo lo scudetto, cosa che molti non si aspettavano dopo l'addio di Conte, ma soprattutto arriviamo in finale di Champions League. Finale di Champions League che vede Morata fare il gol del momentaneo pareggio, poi perdiamo, ma comunque è un obiettivo molto importante, quello di essere riusciti a raggiungere la finale di una competizione così importante, una finale che mancava da 12 anni. E a questo aggiungiamo anche la Coppa Italia, la prima Coppa Italia di questo ciclo vincente, la Coppa Italia che non arrivava da 20 anni e che segnerà la decima Coppa Italia della storia della Juventus. Quindi una stagione insomma eccellente, forse la migliore delle stagioni giocate negli ultimi 5 anni. La riconferma di Allegri è ovvia, nell'anno successivo, quindi la stagione appena passata, Allegri ovviamente è riconfermatissimo, ha una squadra ancora più forte e si ha una squadra modificata e trasformata ancora una volta, ringiovanita e cambiati molti suoi componenti. Quelle componenti sono, al di là della difesa che resta invariata con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, con Lichtsteiner che resta sempre al suo posto, arriva Cuadrado che andrà a fare il cambio con Lichtsteiner sulla fascia destra, al centrocampo va via Vidal, va via Pirlo e arriveranno Khedira, Marchisio prende il posto titolare al posto di Pirlo, Pogba ovviamente resta là, arrivano giocatori come Lemina, come Hernanes, sembra rincalzare quindi i titolari, e arriva soprattutto Alexandro Sinistra che ci darà il cambio con Ebra. Alexandro che sarà il terzino del futuro, che è il terzino del futuro, è un giocatore molto più importante di quelli avuti sulla fascia sinistra, un giocatore eccezionale che ci ha fatto delle bellissime cose. Davanti viene trasformato totalmente l'attacco, rimane solo Morata dell'anno precedente, ma arriva Zaza come sostituto, ma soprattutto arrivano Dybala e Mandzukic. Dybala è l'attaccante del futuro, comprato a 32 milioni più 8 di bonus, quindi un affare di 40 milioni solo per il cartellino, e si rivelerà appunto un gran colpo. Questa squadra qua purtroppo esce dalla Champions League perché incontriamo il Bayern Monaco, quindi la difficoltà dell'avversario è notevole. Però vinciamo uno scudetto ancora più importante perché sia una rimonta eccezionale, e soprattutto vinciamo la seconda Coppa Italia consecutiva che si va a sommare alle altre 9, quindi siamo a 11 Coppa Italia. Come avete potuto ascoltare, la Juventus dal 2011 al 2016 ha fatto dei passi avanti, soprattutto dal punto di vista della tecnica individuale dei giocatori, perché se pensiamo che all'inizio del ciclo vincente eravamo con un esterno come De Ceglie e ci troviamo 5 anni dopo con un esterno come Alexandro, il salto di qualità si vede. La difesa è invariata perché la difesa più forte di quello non si può avere. Buffon è Buffon. A centrocampo siamo riusciti a tenere alta la qualità nonostante i cambi, perché siamo partiti con Marchisio, Pirlo e Vidal e siamo rimasti con Khedira, Marchisio e Pogba. Quindi, se non è aumentata, perlomeno è rimasta a quel livello là. Ovviamente è cambiata l'idea di gioco perché Pogba ha delle caratteristiche diverse rispetto a Vidal, che dire diverse rispetto a Pirlo e quant'altro. Però, per come qualità, alla fine siamo rimasti molto alti. A destra, Lichtsteiner inossidabile che corre da 5 anni, con comunque dei ricambi sempre più di qualità perché si passa dai Casares, Pepe, agli Isla, a Cuadrado che ha meno di riscatti, ma comunque ha alzato molto livello. Ma comunque, nei prossimi anni potremo vedere degli esterni molto più interessanti rispetto a quelli passati. In attacco il cambio è sempre stato molto veloce, Tevez equipara Dybala, almeno per quanto quest'anno, ma Dybala ha del potenziale molto più alto di quello che Tevez poteva esprimere da noi, e lo vedremo sicuramente nei prossimi anni. Siamo passati da avere Matri ad avere Mandzukic, quindi Matri un buon giocatore del campionato italiano, e Mandzukic un campione d'Europa, un giocatore insomma un fuoriclasse di livello mondiale. Quindi si ha un progetto in continua evoluzione. Se dobbiamo trovare dei punti chiave di questo successo di questi anni è semplicemente uno, il progetto. Progetto che è ragionato, grazie a una dirigenza che sa il fatto suo, grazie a un allenatore, prima Conte, poi Allegri, che sapevano cosa fare con questa squadra. Quindi un progetto in continua evoluzione, non parlo di ciclo perché un progetto deve essere fatto a lungo termine, quindi non si espone un obiettivo di qui a 2 o 3 anni, ma un obiettivo di qui a non si sa quando. Questo è quello che fa una squadra vincente, che nonostante cambi le pedine in campo, però la filosofia di gioco resta quella e anche la mentalità vincente. Appunto, la mentalità è il secondo punto
importante. Quando arriva la Juventus, anche se non ti chiami, insomma, Messi, però se un giocatore comunque discreto, un buon giocatore, sai che per la Juventus l'obiettivo è sempre quello di vincere e fare tutto per vincere. Quindi metterai in campo tutto quello che hai da mettere in campo a favore della squadra. Terzo punto è molto importante perché secondo me ha portato molti punti al campionato, soprattutto che è lo stadio. Juventus Stadium, inaugurato appunto nel 2011, che ci accompagna da 5 anni, ci accompagnerà per i prossimi chissà quanto. Uno stadio che ha portato molti punti perché è uno stadio innovativo, uno stadio europeo, uno stadio con il pubblico a ridosso del campo che fa sentire il suo calore, che ha portato quindi motivazione in più alla squadra. Quindi questi sono i 3 punti fondamentali di una squadra che ha portato 5 scudetti, 2 Coppa Italia e svariate Supercoppe, una finale di Champions League e un cammino europeo che è in continua evoluzione e miglioramento. Il video quindi volge al termine, è ovviamente un po' lungo come video perché 5 anni di vittorie sono difficili da raccontare in poco tempo, ci sono molti aspetti da tener conto. Io comunque vi invito nuovamente a visitare il blog, che trovate il link qui sotto nella descrizione e anche il link all'articolo da cui ho preso spunto, insomma, per questa argomentazione. Spero che vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia sembrato interessante. Quindi ci vediamo al prossimo video, come sempre, e forza Juve!